Una puntata particolare, oso dire difficile, addirittura pericolosa. Quella di un libro in cucina, le storie di un uomo che cucina di oggi. Buongiorno da Dario Albertini. È sabato, siamo in diretta e sono le 10. Oppure è domenica e sono sempre le 10, ma siamo in replica. Oppure siamo sul podcast, quando voi avete deciso di farmi riaprire il quaderno cartonato a fiori, quello famoso, no? Delle ricette della mamma. Ma perché ho detto che questa è una puntata difficile? Perché dopo averne appena accennato, alla mia maniera molto giullaresca, nella puntata di A Porte Aperte di giovedì 10 di novembre con Filippa Dolce, oggi ho scelto di incamminarmi su un terreno scivoloso e ho scelto come piatto principe della nostra chiacchierata la parmigiana di melanzane. Melanzane che sono nominate spesso in letteratura. Vi farò qualche esempio, anzi due. La nomina Gabriel García Márquez nell'Amore ai tempi del colera. Non so se l'avete letto, nel caso suggerisco di farlo, o se più probabilmente avrete visto almeno qualche sequenza dell'omonimo film con Sonia Braga. Ma ritroviamo le melanzane anche nelle indagini del commissario Montalbano. Ed è proprio da una delle storie create dalla penna di Andrea Camilleri che oggi vi leggerò un breve estratto che parla proprio non della parmigiana, ma di un piatto godurioso tipico della tradizione culinaria siciliana. Facciamo un pochino di storia. Per entrare nel vivo di questa nostra chiacchierata, e guardate un po' che la Sicilia c'entra molto, e non solo per la citazione della melanzana nelle indagini di Montalbano. Infatti sarebbe arrivata in Italia nel XV secolo, e la colpa fu degli arabi, di ritorno dall'India. La Sicilia fu tappa naturale. E anche il nome parmigiana deriverebbe da una voce siciliana, parmigiana, ovvero l'insieme dei listelli di legno che formano una persiana. Ma perché? Proprio perché sapete come sono fatte le persiane, no? C'è un listello di legno che parzialmente si sovrappone al precedente e questa disposizione ricorda molto quella delle melanzane fritte nella preparazione di questo piatto straordinario. Ecco perché non è un caso. In Sicilia sentirete parlare più spesso di parmigiana di melanzane invece che di melanzane alla parmigiana, cosa che svia un po' l'attenzione e farebbe pensare che questo fantastico piatto derivi dalla tradizione gastronomica di Parma. Invece no. In ogni caso, la versione antica della parmigiana siciliana doveva somigliare molto alla moussaka turca, fatta sempre di melanzane fritte nell'olio e poi cosparse di formaggio pecorino e altre cose buonissime. Per quanto riguarda proprio il formaggio, è frequente l'uso del parmigiano. Pensate che è stato introdotto molto dopo, così molto dopo sono stati i napoletani che hanno deciso di aggiungere alla ricetta anche la mozzarella. Ma come si prepara la parmigiana? E qui pericolo, Houston, abbiamo un problema, perché qual è la ricetta giusta? Beh, non ve la darò, non voglio rischiare. Perché? Perché le variazioni sul tema sono davvero tante. E allora cosa ho pensato di fare? Come già per altre puntate, nella descrizione del podcast e del video su YouTube metterò un po' di link. Poi scegliete voi a gusto. Comunque sia, diciamo qualcosa. Ci sono varie ricette, ne ho trovate delle più disparate anche sulla cottura della melanzana, perché la melanzana prima di diventare una parmigiana deve essere cotta.
qualche ricetta dice grigliatela in padella, altre suggeriscono di passarla al forno. Per me la parmigiana si fa con le melanzane fritte. La mia mamma infatti, e ho qua il quaderno, le tagliava a fette, infarinava e friggeva, così come leggiamo ovunque che si facesse già ai tempi andati. La mia mamma usava l'olio nell'antichità, quando l'olio non c'era o ce n'era poco, si utilizzava lo strutto. Ma la stessa cosa, sempre la mia mamma, la faceva con le zucchine. Pericolo, dicevano, perché la mia mamma solita fare una variazione sul tema. Preparava la parmigiana anche mista. In che senso? Uno strato di melanzane, salsa pecorino, uno strato di zucchine, salsa pecorino e via fino a colmare. Evidentemente, cari amici di Caffè Italia, è una questione di gusti, come è anche assolutamente questione di gusto fare delle aggiunte, perché c'è chi usa solo melanzane, salsa e formaggio pecorino o oggi parmigiano, ma c'è anche chi gradisce intervallare gli strati di melanzane con prosciutto cotto, formaggio dolce, a fette e via così. Fate come preferite, ma a prescindere da quello che dice l'ortodossia e anche a prescindere da quello che dicono le ricette delle variazioni, non fatevi mancare, a mio giudizio, qualche foglia di basilico fresco. Vi assicuro che ci sta. Ci stiamo con i tempi? Sì. Ho detto all'inizio che vi avrei letto alcune righe di Andrea Camilleri, ed eccomi pronto a farlo. Il romanzo è La gita a Tindari, una delle indagini del commissario Montalbano. Vogliamo leggere così? Per tratteggiare la trama, qual è il contesto in cui il famoso commissario si muove, facciamolo. Vi leggo qualcosa direttamente dal sito dell'editore storico di Camilleri, Sellerio, Palermo. Un triplice omicidio è avvenuto. Un giovane Don Giovanni, che viveva al di sopra dei suoi mezzi apparenti, due anziani pensionati, seppelliti in casa, che improvvisamente decidono una gita a Tindari. Li collega, sembra, solo un condominio. Ma Montalbano ha una maledizione. Sa leggere i segni che provengono dall'antichissimo che vive nel modernissimo continente Sicilia. Lo aiutano un vecchio ulivo contorto, la sua squadra, la svedese Ingrid, un libro di Conrad e un innominato senza pentimento. E sappiamo quanto buon gustaio sia il commissario Montalbano, ghiotto anche di una delizia a base di melanzane che si chiama caponata o caponatina. Nella gita a Tindari, Andrea Camilleri scrive così. Appena aperto il frigorifero, la vede, la caponatina. Sciavorosa, colorita, abbondante. Riempieva un piatto fonnuto, una pozione per almeno 4 persone. Erano mesi che la cameriera Adelina non gliela faceva trovare. Il pane nel sacco di plastica era fresco, accattato nella mattinata. Naturale, spontanee, gli acchianarono in bocca le note della marcia trionfale della Ida. Canticchiandole, aprì la porta finestra dopo aver raggiumato la luce della verandina. Sì, la notte era fresca, ma avrebbe consentito la mangiata all'aperto. Consò il tavolinetto, portò fuori il piatto, il vino e il pane e s'assettò. Ho provato anche a interpretarla, perché altrimenti non è Montalbano, no? Poi, un uomo che cucina del nord, che vive in Sicilia e che vi parla da Palermo, volete che non si cimenti nella lingua siciliana? Io però preferisco cimentarmi in cucina e mi auguro che attraverso gli appuntamenti con un libro in cucina, le storie di un uomo che cucina,
vi venga voglia a vostra volta di cimentarvi. Da Dario Albertini, grazie per l'ascolto. L'appuntamento è il sabato alle 10, la domenica in replica alla stessa ora e poi, quando volete voi, sul podcast. Come sempre, ci sentiamo la prossima settimana. Buon proseguimento di giornata e buon appetito con Caffè Italia, dove lo sapete, fra libri e fornelli ci piace tanto raccontarvi storie.